Un programma in collaborazione con Macelleria Pappa e Ciccia, Cooperativa Agricola Val di Chienti, Via Flaminia 72, Tolentino. Tecnobar, concessionario La Cimbali, Contrada Cisterna, Tolentino. Frigotecnica Commerciale, Refrigerazione Industriale, Via Borsellino 40, Tolentino. Febe Cappelletteria, in Viale 30 Giugno, a Tolentino. Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo ancora una volta a Tolentino, dove la società bocciofila di Tolentino ha organizzato il 19° trofeo giovanile città di Tolentino, una gara nazionale individuale per le categorie under 18 e under 15, nonché una gara regionale per l'under 12. L'under 12, vogliamo spiegare al pubblico che al mattino viene svolta a squadre, pertanto qui a Tolentino si sono portati 43 giocatori di Marche, Umbria, Emilia Romagna e Abruzzo, per un complessivo di 11 squadre. Ha vinto la squadra di Fossombrone Tolentino, una squadra mista, e poi durante tutta la mattinata si acquisisce i primi quattro giocatori con i punteggi massimi e si incontrano in semifinale il primo con il quarto e il secondo con il terzo. Adesso sono partite le finali e in effetti in finale nell'Under 12 abbiamo due ragazzini, di cui uno della società bocciofila Tolentino, Nicola Principi, un gabbiangino che sta crescendo molto bene, appartenente alla società bocciofila Tolentino, e Andrea Spasseri della Durandina di Pesaro Urbino, che sta svolgendo la finale. In questo momento sta in vantaggio Nicola Principi con 5 punti su 3 della Durandina. Loro giocano alla corsia 1 e in corsia 2 abbiamo l'Under 18 con il giocatore Anuar Malizia della Bocciofila Montesanto, un rappresentante della società Bocciofila Maceratese, contro Nicola Sorcinelli della Lucrezia Pesaro Urbino. Mentre alla corsia 3, under 15, c'è un derby tra la società di Montegranaro con Matteo Pergolesi e Francesco Cannella. Alla corsia 3 si trovano sul punteggio di 1-1. Io saluto tutti, sono Graziano Gattari, delegato provinciale di Macerata, con la collaborazione della consigliera di società Gioia Stefanetti. Buon pomeriggio a tutti, stiamo assistendo, come diceva Graziano, alle finali di questo torneo. Finali molto avvincenti, diciamo, già sono partite da poco, ma vediamo al campo 1 due compagni che si stanno sfidando e stanno giocando veramente bene. Alla corsia 3 intanto Francesco Cannella va all'accosto su una boccia a due pezzi, non rifà il punto e vediamo cosa farà con la boccia successiva, suppongo deciderà comunque di accostare per cercare di limitare i punti che potrebbe fare l'avversario. A
accosta una buona boccia, una buona difesa, non rifà il punto ma è sicuramente una buona difesa. Ha ancora una boccia da tirare e sicuramente andrà anche con questa all'accosto. Vediamo adesso cosa farà Matteo Pergolesi, avendo comunque tre bocce in mano e un punto a terra. Decide di bocciare il secondo punto per fare un po' di spazio e così poter inserire i successivi. Ha fatto una bellissima bocciata, pulita. Adesso vediamo se va a inserire le altre due bocce. Intanto la corsia 2 ha raccolto il pallino Sorcinelli e si muove sul 3-0. Un pallino medio al centro. Accosta una buona boccia, un pelino corta. Adesso sta a malizia a muovere il secondo passo per accostare una boccia per tentare di rifare il punto. Forse è un po' bassa questa boccia, non credo rifarà il punto. Infatti no, non riesce a rifare il punto. Dovrà comunque accostare la seconda perché il punto dell'avversario comunque è distante e deve cercare di rifare il punto con la sua boccia. Tira una buona boccia, rifà il punto. Sorcinelli non prende la bocciata e adesso vediamo cosa deciderà, probabilmente andrà all'accosto per anche in questo caso cercare di limitare i punti all'avversario. Graziano, tu che dici? Accosteresti o toglieresti il punto con una bocciata? Boccia anche sottomano Sorcinelli, mi sembra un buon sottomano. Sì, ma è normale che ciò che fai non è così semplice, perché l'unica era forse tirare il pallino se ti giocava bene a fondo campo, che era un pochetto più difficile. Lui ha deciso di andare all'accosto e non volendo ha messo due pezzi che molto probabilmente ci sarà lo scarico del pallino. Vediamo come giocherà per malizia, sicuramente va alla bocciata. In effetti si posiziona al centro del campo, ma una bocciata sbagliata di Anuar. L'arbitro annulla la boccia, adesso vediamo se molto probabilmente riproverà perché è impossibile rifare il punto. Ha deciso di andare a vedere, si vuole rendere conto come è posizionato il pallino e poi decide, ma molto probabilmente è andato a vedere la posizione per come posizionarsi nella bocciata, se tirarla di taglio oppure dritta, perché c'è lo scarico sul pallino. Vediamo la decisione di Anuar. In effetti si posiziona leggermente sulla sinistra del campo per dare un leggero taglio, colpisce, porta al fondo, ma il punto rimane ancora dell'avversario. Sorcinelli ha la possibilità di inserire il secondo punto, perché spazio ce n'è, circa 3 metri di spazio, e in effetti si porta sul 5-0. Intanto vediamo alla corsia 1 il portacolori della bocciofila tolentino Nicola Principi, si trova a 18, a 9 sull'avversario.
il ragazzino della Durandina Andreas Passeri. Nicola Principi va alla bocciata, loro non effettuano la partita ma bensì fanno dei giochi con 8 testate, andata e ritorno. E Nicola in questo momento ha effettuato 2 errori, essendo più bocciatore non è da lui sbagliare. Ritenta per la bocciata. E conquista il 19° punto. Ripeto, bisogna fare 8 testate e poi chi acquisisce maggior punteggio vince. In questo momento si trova appunto in vantaggio per 19-9. Nando, ritornando alla corsia 2, Anuar sta giocando abbastanza male. Ha sbagliato la prima boccia, la seconda pure, come percorso non è stato un granché, gli è scesa leggermente sulla sua destra, ma ha avuto la possibilità di riprendere il punto. Però non lo vedo molto in forma, sta sbagliando troppo, forse la stanchezza e il caldo, perché le temperature sono abbastanza alte. E possiamo dire tranquillamente che malgrado le temperature abbastanza elevate ci sta abbastanza pubblico e con una buona partecipazione di atleti a questa manifestazione. Si dice sempre che il gioco delle bocce è per anziani, ma vedendo nel campo il gioco delle bocce è per i ragazzini, quelli più resistenti e forti. E siamo molto orgogliosi di questo perché stiamo facendo un buon lavoro, specialmente nelle Marche. Alla corsia 3 stiamo vedendo per la categoria Under 15 il giocatore Matteo Pergolesi si è portato sul 8-3. Ha tirato il pallino leggermente sotto tavola a 18 metri circa, praticamente sulla linea di acchitto sotto l'asse della sua sinistra, ma vedo che Francesco Cannella è andato all'accosto su una boccia di Matteo Pergolesi abbastanza corta e lui non la tira. Secondo me c'è poca concentrazione, visto che giocano insieme, sono compagni di squadra, non c'è quell'agonismo che ci dovrebbe essere. Prendendola leggermente sotto gamba, ma sono abbastanza tranquilli e gioca con meno concentrazione. Adesso ha ripreso il punto e Matteo Pergolesi va alla bocciata. Sopramano, colpisce e ora costringe a Francesco Cannella di andare all'accosto, tagliando tutta la corsia. Da destra verso sinistra, ha ripreso il punto, è leggermente corta, 65-70 cm dietro, c'è la possibilità di rifarlo perché lo spazio ce n'è, però bisogna tirarla abbastanza bene. La traiettoria della boccia di Matteo Pergolesi sembra buona, in effetti riprende il punto, 50 cm circa. Cannella all'accosto, anche lui questa volta ha tirato una bella boccia e la posizione a bersaglio. Matteo Pergolesi fa il cenno di tirarla di volo, ora ci godiamo questa giocata, vediamo come riuscirà al ragazzo della Montegranaro sulla giocata di volo di Matteo. Colpisce però allo scarico del pallino, ora deve andare alla fortuna in fondo campo e in effetti rimane sicuramente, credo, un punto per Matteo Pergolesi.
In effetti è molto bello il clima con cui giocano i due compagni, sono sorridenti in campo, è una bella scena da vedere. Sì, sì, ripeto, c'è meno tensione, però è un piacere perché stanno giocando abbastanza bene, si danno battaglia sportivamente, ma non c'è quell'amicizia, comunque c'è una bella battaglia in campo. E in effetti sì, complimenti a loro, fa piacere vederli giocare a questa maniera. Pergolesi ha lanciato il pallino sull'asse di destra, sempre sulla linea del chitto, ripetendo lo stesso tiro, ma la boccia leggermente corta, con Francesco Cannella riprende il punto, non proprio tirata abbastanza bene, ma a circa 60 centimetri dal pallino. Ha la possibilità di far fare il punto a Matteo Pergolesi, ma mi sembra abbastanza forte, molto probabilmente non riprende, e così è. L'arbitro Nazareno Ercoli ha fatto il gesto con la stecca orizzontale che il punto non è preso. Ci riprova aiutandosi con l'asse di destra. La traiettoria mi sembra giusta, ora vediamo se la forza arriva. Controlla l'arbitro Ercoli, probabilmente necessita di misura, in effetti sta effettuando questa misura e il punto non è preso, ancora di Francesco Cannella. Pergolesi va alla bocciata, tira sopra mano e ha pensato bene di coprire il fondo campo nell'eventualità che si veda il pallino. Dalla nostra posizione non possiamo giudicarlo, ma Francesco Cannella ha deciso di tirare un sottomano e non gli è riuscito come voleva, anche perché ha caricato il pallino, si è portato a fondo campo e ancora il punto è di Matteo Pergolesi, anche se ha la possibilità di riprendere il punto perché c'è uno spazio di 1,10 m, 1,20 m. Ora con il suo accosto la direzione è buona, vediamo se anche la forza sembra corta, ma da questa posizione non possiamo giudicare. L'arbitro misura. In effetti il punto non è preso, prova con l'ultima boccia. E riprende il punto. Gioia, come sta andando alla corsia 2? Alla corsia 2 c'è un inarrestabile Sorcinelli che raccoglie il pallino e piazza una buonissima boccia che costringe Anuara alla bocciata. Anuar non sembra essere molto in forma oggi. Sta sbagliando parecchio, soprattutto nella bocciata. Vediamo adesso cosa fa. Cercherà di... Vuole venire a vedere il gioco, magari prende un po' di tempo per respirare un attimo e riflettere. È una boccia molto vicina al pallino. Essendo 8-0 si conclude al campo 1 la finale under 12 tra Nicola Principi e Andrea Spasseri, che vede la vittoria di Nicola per 32-16. Un grande successo per Nicola, che lo vede vincere in casa. Complimenti Nicola. Intanto Anuar procede all'accosto per cercare di chiudere un po' il campo all'avversario. Piazza una boccia corta, non rifà il punto, quindi andrà a costare anche la successiva, la terza boccia per Anuar.
È una buonissima boccia che rifà il punto. È oltre il pallino, quindi probabilmente Sorcinelli andrà alla menata. Ho avuto la possibilità di parlare con il tecnico dell'Under 12 e mi diceva che Nicola Principi ha giocato talmente forte che non ha sbagliato neanche una giocata a punto, facendo cosa paurosa. E c'è grande soddisfazione presso la Pocciofila Tolentino dal presidente Claudio Pascucci e tutti i suoi collaboratori e soci per la vittoria di questo ragazzino che ha fatto nei propri campi. Bella soddisfazione. Andando, vediamo alla corsia 2. Nicola Sorcinelli ha commesso l'errore, tirava il punto, ha preso il pallino. L'arbitro di partita, Renato Francesconi, ha rimesso a posto. Ritenda di nuovo la bocciata, oltre che per coprire il fondo campo, anche per togliere questo punto, perché la sua boccia non è posizionata in malo modo. Questa volta la alza molto avanti, ma esagera, fa troppo e passa sopra alla boccia del punto. Il caldo fa brutti scherzi, non c'è possibilità di ripresa, vedo, anche per Anuar. Stanno sudando i ragazzi a più non posso, perciò c'è un buon caldo, non tanto asciutto ma umido, bisogna mirarli per la resistenza. Anuare rimane, gli rimane il punto e molto probabilmente si sposta anche il suo punteggio, visto che fino ad ora non ha mai raccolto. Ora vediamo, sono curioso di vedere che gioco potrà effettuare Anuar, se tiro corto, tiro lungo, qual è la sua tecnica per poter riprendere in mano il gioco. Adesso ha la possibilità di impostare il gioco lui. Ha deciso di tirare lungo la sponda di sinistra, a circa 18-19 metri, un metro poco più avanti della linea di acchitto, da centrocampo, tira verso il pallino, una discreta boccia, la traiettoria è buona e anche la forza, perché sarà 35-40 centimetri, boccia dietro può dar fastidio nell'accosto. Vediamo che Nicola Sorcinelli appunto va alla bocciata, la tocca leggermente ma non riesce a riprendere il punto perché non arriva al fondo campo. Anche lui all'accosto sempre del centrocampo. Anche per lui la traiettoria è buona, però leggermente lunga, a circa 50-55 centimetri avanti al pallino, non è proprio buona perché c'è la possibilità di posizionarsi prima e per subire lo scarico nell'eventuale bocciata. Questa volta Noir ha tirato una bella boccia, 30 centimetri dietro al pallino. Ecco che l'arbitro Renato Francesconi conferma 35 centimetri. Sicuramente Nicola Sorcinelli alla bocciata, colpisce questa volta una bella boccia, la colpisce sulla parte destra facendo evitare lo scarico sul pallino e sulla boccia del punto. Anche perché con questa boccia davanti è soggetta a subire lo scarico. Vediamo un attimo l'arbitro Renato Francesconi, vuole effettuare la misura con la stecca per vedere di chi è il punto. Nel frattempo, nel derby della corsia 3, è in avanti
per 10-5 Matteo Pergolesi. Ripetiamo, tutte e due sono della società pociofila Mondegranaro di Ascoli Piceno e per di più sono pure compagni di squadra dove nelle gare senior giocano a coppia insieme. E vediamo che Matteo in questo momento è andato all'accosto, una boccia non buona perché 80 centimetri corta. Francesco Cannella va alla bocciata di sottomano, ma sbaglia. Anche lui è un raffatore incallito. Se deve giocare preferisce la bocciata che all'accosto. Questa volta mette una bella boccia a punto, creando due pezzi con il pallino, distacca circa 2-3 centimetri. Matteo Pergolesi decide di tirarla di volo, ora vediamo la sua giocata e colpisce, sì, la prende sopra e la porta via pulita. Una buona giocata, non c'è da lamentarsi, buono. Francesco Cannella si è accorto subito della sua boccia in accosto perché si è messo le mani in testa e in effetti Matteo Pergolesi vince il 19° trofeo giovanile città di Tolentino. Ripetiamo, entrambi i portacolori della società pociofila Mondegranaro si sono divertiti e li ringraziamo per questa simpatica finale e spettacolo, perché hanno giocato con molto spettacolo e si sono anche divertiti. Bravi ragazzi. Alla corsia 2 vediamo ancora una volta raccolti due punti da Nicola Sorcinelli. Malizia Anuar non sta giocando proprio bene, ha un periodo poco brillante, anche se questa mattina è riuscito a vincere la sua batteria eliminatoria, però anche lui stesso lo ha confermato che non sta giocando proprio al massimo dei massimi. È un periodo, no, passerà e speriamo che si riprenda nel migliore dei modi, soprattutto se ha la possibilità di partecipare ai campionati italiani che ci sarà la prima domenica di settembre, di sabato e domenica. Speriamo che vada bene. Intanto Nicola Sorcinelli ha lanciato il pallino intorno ai 19 metri e entrambi hanno tirato due bocce abbastanza bruttine. La prima di 1,5 metri, la seconda di 1,30 metri, non belle. Adesso riprova Nicola, ma questa volta mi sembra la direzione migliore, anche se la vedo leggermente spinta. In effetti va a 60-70 centimetri in avanti, tocca il pallino e c'è il vantaggio di rimettere a posto. Malizia decide di rimettere a posto giustamente perché il pallino si allontana, ha più spazio nell'accosto, ha la possibilità di farsi aiutare anche dalla sponda della sua sinistra oppure tirando direttamente sul pallino, e lui preferisce quest'ultima e la direzione sembra buona. Credo che anche la forza non male, e questa volta ha tirato una bellissima boccia creando due pezzi con il pallino. Sorcinelli alla bocciata e sbaglia, e sbaglia, ai ai ai, e sbaglia. Decide di andare a vedere, ma più che altro di riprendersi moralmente da questo errore commesso, perché ha commesso un errore abbastanza importante. Aveva la possibilità di chiudere la partita. Questa era una boccia importante, nonostante il 10-1, questa boccia potrebbe pesare parecchio. Adesso va all'accosto cercando di, anche in questo caso, chiudere il gioco.
è un po' larga e gli resta aperta comunque vicino alla tavola. Annuar ha ancora due bocce, potrebbe fare tre punti e magari rimettersi in gioco nella partita. Resta un punto perché la boccia era un po' larga e non è riuscito a inserire il secondo. Va all'accosto con l'ultima boccia. Dovrebbe correggere un po' la traiettoria visto che comunque ha parecchio spazio per inserirla. Infatti si aiuta con la tavola cercando di andare a inserire il secondo punto. Tira una buona boccia e sale a 3. Vediamo se cambia gioco oppure se continua a tirare il pallino sotto tavola come ha fatto nella precedente tornata. Ci sono speranze per il portacolori della Montesanto? Ma sì, ha tirato, cioè penso proprio di sì, ha tirato una buonissima boccia all'accosto che magari gli dà un po' di vigore e riesce a riprendere un attimo la partita. Predilige il tiro corto e tira una buona boccia in accosto. Sta cambiando più di una volta, prova a cambiare il tiro perché molto probabilmente non si sente sicuro. Sì, esatto, sicuramente predilige in questo caso il tiro corto per prendere un po' di sicurezza e riuscire a regolare meglio la forza. Procede all'accosto con la seconda boccia, visto che l'avversario Sorcinelli, menando, ha preso il punto. Anche questa boccia non è tirata male. È una boccia sicuramente anche questa qua da tirare, in quanto è più corta e più spostata in avanti rispetto al pallino e accostare lì significherebbe tamponare la boccia. Vedi che Sorcinelli ha provato il sottomano, ma anche questa volta non è riuscito perché si è portato in fondo, anche se ha ripreso il punto, ma Anuar va all'accosto, sempre con l'aiuto della sponda, tira una bella boccia, crea un bersaglio con il pallino. Questa boccia è un po' pericolosa però, no Graziano, perché se boccia e gli scarica bene l'avversario potrebbe avere partita a terra visto che un punto è già suo. Sì, in effetti vediamo se Nicola va con il sottomano, ha provato ma non gli è riuscito. È un buon segnale per Anuar, tiene il punto, addirittura 2. Quindi suppongo che adesso Nicola dovrà per forza accostare una buona boccia. Come sono le bocce? Da partita fatta ha la possibilità Anuar di riprendere la partita in mano e continuare la sua speranza? Eh sì, spesso è una boccia che fa la differenza. E ha messo una boccia furba perché esatto, ha tirato tattica. Leggermente, molto tattica, perché la tirata leggermente lunga, c'è il rischio di prendere il pallino e Anuar non si è affidato e va all'accosto prendendo un punto. Si è accontentato di poco, ma è stato prudente perché c'era il rischio di colpire il pallino e poteva andare a fondo gioco. Adesso si è portato a 4, dando ancora un pizzico di ossigeno per andare avanti. Il punteggio è 10-4 per Nicola Sorcinelli, ma in effetti Anuar, conoscendolo, quando è in forma
il suo gioco prediletto è al centro del campo, invece adesso si sta posizionando il pallino sempre sotto le tavole laterali per farsi aiutare un attimo dalle sponde, perché secondo me non si sente sicuro, però è una mia opinione e speriamo che riesca a riprendere questa partita. Noi ci speriamo, perché come maceratesi ci contiamo, ma Nicola Turcinelli non molla, perché ha tirato un punto, una boccia al punto 30 cm dietro. Ha deciso di effettuare una bocciata a passo fermo, ma non gli riesce. No, non è in forma, non è in forma Anuar. Sono dispiaciuto. Questa volta la colpisce, però è normale che lo spazio è tanto. Nicola ancora una volta ha buone possibilità di aggiudicarsi questo 19° trofeo giovanile Città di Tolentino. Adesso vediamo che tira una bella boccia, due pezzi, è un bersaglio aperto perché il pallino è posizionato lateralmente, pertanto colpendo la boccia può portarsi, io per essere più sicuro ci andrei all'accosto difendendo la partita, sì, facendogli fare un punto. È normale che se la boccia non la mette troppo bene rischia. Sì, ha tirato una buonissima boccia, probabilmente avrà anche rifatto il punto. Da qua non riusciamo a vedere bene, però vediamo adesso l'arbitro. Esattamente, ha rifatto il punto, quindi vediamo adesso cosa andrà a fare Nicola. Andrà alla bocciata, avendo comunque due bocce ancora in mano e un punto difficilmente da rifare. Gli resta una boccia in campo, oltre al punto dell'avversario. Potrebbe bocciare il punto e avere la partita in mano. Procede infatti alla bocciata. Prende la boccia e si aggiudica il trofeo. Bravo Nicola. Nicola Turcinelli vince il 19° trofeo giovanile Città di Tolentino per la categoria Under 18. Un grande applauso a lui, che porta colori della bocciofila Lucrezia di Pesaro Urbino. Bravi ragazzi, siamo in attesa delle premiazioni. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il vice sindaco nonché assessore allo sport del comune di Tolentino, Alessia Pupo. Questa è l'amministrazione neoeletta da poco, anche se Alessia Pupo già altre volte era venuta qui da noi. Come ti è sembrato questo 19° trofeo giovanile?
Ma per me quando vengo qui alla Bocciofila è sempre una grande emozione, perché è una realtà importante in un impianto veramente bello, e devo dire che l'associazione, a mio giudizio, cresce di anno in anno. È un'associazione veramente completa in tutte le categorie, parliamo di donne, ragazzi diversamente abili, sono veramente bravi, fanno tante iniziative, e questa è semplicemente una delle tante iniziative che loro fanno. Ero già qui la settimana scorsa per una tappa della Coppa Italia e oggi sono di nuovo qui per la 19ª edizione del Trofeo Città di Tolentino. Già 19 anni la dicono lunga sulla serietà, bontà e professionalità di questa associazione sportiva. Mi fa sempre più piacere perché ho visto tanti giovani avvicinarsi a questo sport. Oggi ragazzi anche di 12 anni, devo dire bravissimi, talenti che saranno i professionisti del domani. Quindi per noi come amministrazione la Bocciofila e questo impianto sono veramente un vanto per la città di Tolentino, e come dico sempre, lo sport è non solo attività fisica e benessere, ma è anche un volano per la nostra città. Oggi sono arrivati qui, c'erano 150 atleti, quindi è stato un'importante cartolina per la città di Tolentino. Sì, è vero, ricordo che sono venuti dall'Emilia Romagna, dall'Abruzzo e dall'Umbria, perciò è stata una bella occasione, e abbiamo qui il piacere di avere con noi l'assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi, e a lui, visto che è nuovo di questo incarico, è nuovo con la Bocciofila, come le è sembrato il gioco delle bocce, lo sport delle bocce? Allora, intanto sono nuovo anche come tolentinate qui dentro, perché io, questa è la mia città, ma ho sempre visto questa struttura, tanta gente, ma ne conoscevo poco ciò che era all'interno. È un weekend che ho fatto veramente, mi sono proprio immerso in questa struttura straordinaria, tanta volontà, tanto associazionismo, ma devo dire tanto coinvolgimento a tutti i livelli, dai volontari alle famiglie, al presidente Claudio che ringrazio, a tutta l'associazione, al vice sindaco che mi ha voluto qui al suo fianco, facendomi capire quanto è importante questa struttura, questa società per la città. E tanta gente, averla oggi in città, una domenica di agosto, con questo caldo, è veramente, vuol dire che si hanno delle cose importanti da dire e da fare. Quando si organizza una manifestazione c'è la possibilità anche di turismo, perché si dà lavoro agli alberghi, ristoranti, porta movimento. Però ti ricordo che, ecco, già sabato prossimo abbiamo il trofeo Cenerentola, una gara che inizia a mezzanotte, anche se quest'anno ci sono molti partecipanti, tra cui vengono dalla Lombardia, dal Lazio, un po' da tutta Italia. Perciò penso che questa società fa un'attività non indifferente, per Tolentino potrebbe essere un bel vanto. Assolutamente sì, concordo quanto diceva appunto prima il vice sindaco. Arrivare a 19 edizioni e poi soprattutto arrivarci in questa salute è veramente molto importante. Certamente è un vanto per Tolentino, perché comunque tutte queste attività, soprattutto la prossima imminente, così anche particolare, magari ci troveremo tutti a mangiare un cornetto di mattino presto, no? Prima l'avremmo fatto uscendo dalla discoteca, oggi lo facciamo uscendo questa bellissima struttura. Sì, è un vanto, io per quello che concerne me sicuramente sarò portavoce per quanto di buono fate, e sono certo, tra l'altro il vice sindaco già l'ha confermato, siamo e saremo al vostro fianco per quanto potremo esserlo. Siamo con il delegato CONI di Macerata, Fabio Romagnoli. Fabio, ancora una volta ci troviamo a Tolentino per una gara giovanile, anche se agosto c'è una buona partecipazione.
Sì, nonostante il caldo ho visto tanti ragazzi, tante famiglie e quindi è sicuramente sintomo questo della passione che c'è per questo sport. E i partecipanti, appunto, come mi diceva anche il presidente, sono stati molti, soprattutto questa mattina sono stati tanti i ragazzini che hanno partecipato nella categoria esordienti, e questo sicuramente è una cosa positiva da tener conto, perché ad agosto avere tanti ragazzini che partecipano e si avvicinano a questo sport è una cosa di cui tener conto. Io ho potuto vedere la finale dell'Under 12 qualche minuto fa e sono stati veramente bravi. Ho visto una finale in cui il ragazzino che ha vinto forse ha sbagliato due bocce in tutta la finale, quindi una cosa veramente impressionante da questo punto di vista e sicuramente piacevole, insomma. Sì, in effetti è così, ha giocato molto bene, poi ci teneva, essendo qui di Torrentino, ci teneva a fare bella figura e ci è riuscito. Sì, l'ho visto concentrato, appunto, ma era bello proprio come si approcciava. Io adesso non sono un tecnico, però appunto da spettatore ho visto che in tutta la partita due bocce ha sbagliato, poi non è neanche un errore clamoroso, insomma, quindi assolutamente concentrato, proprio come un atleta compassato e di alto livello. Grazie Fabio per la tua partecipazione e andiamo avanti con le premiazioni. Eccoci qua, ci troviamo con i vincitori del 19° trofeo giovanile Città di Tolentino e vorrei cominciare con il più piccolo. Ho sentito tanti elogi, ma ti ho visto pure giocare. Oggi hai giocato fortissimo, Nicola. Sì, ero in forma e quando me lo merito di vincere. Dopo
Se va bene, ok, se no... Ma hai messo molta concentrazione perché era la gara della tua società e hai messo tanto impegno? Sì, mi importava vincere perché... Ti vedo tanto emozionato, bravo, perché hai fatto un bel lavoro. Ti ringrazio, Nicola. Abbiamo il vincitore Under 15, Matteo Pergolesi. Com'è stato questo derby, Matteo? Divertente? È stato divertente, abbiamo giocato tutti e due molto bene. C'è stato qualche sbaglio da entrambi le parti, però alla fine è stato un derby, quindi va bene così. La concentrazione non era al massimo, però avete giocato, siete stati bravi, complimenti a voi perché avete giocato abbastanza bene. Sì, sì, abbiamo... la concentrazione non è stata come nelle altre partite perché era un derby tra... giochiamo sempre insieme, quindi va bene così. Ok, grazie. Nicola, penso che non ci siano stati grandi problemi, ti ho visto abbastanza tranquillo e spedito verso la vittoria. Sì, in finale non ho giocato benissimo, però sono riuscito a vincere. Stamattina ho giocato bene e sono riuscito a vincere, ecco, sono contento. Anche se l'avversario oggi ha giocato meno bene del solito, è mancato su qualche giocata, però è andata bene per te. Sì, di solito Anwar gioca meglio, non è in forma, però dai, vabbè, sono contento. Ok, grazie di aver partecipato, grazie a voi tutti e arrivederci alla prossima volta. Ci troviamo con il presidente Claudio Pascucci per sentire il suo parere in merito a questa manifestazione. Ricordo che c'è stato un elogio da parte delle autorità politiche di Tolentino, un elogio anche dalle parte dalle autorità sportive della provincia e della FIB Marche. Penso che sarai soddisfatto, per di più un tuo tesserato Nicola Principi ha vinto la manifestazione nella categoria Under 12, penso che possa andare bene. Certamente, infatti ho ringraziato chi ha fatto questi elogi perché secondo loro sono meritati, ma chi li riceve fa sempre molto piacere. Vuol dire che il lavoro che uno fa non passa inosservato, e produce quei frutti che uno spera. Frutti tra i quali ci sta anche il successo di oggi di Nicola Principi, il nostro Under 12, che questo passato anno sportivo è andato vincendo in tutta Italia gare della sua categoria. È una persona che sta crescendo molto dal punto di vista agonistico e speriamo che diventi veramente nel futuro un campioncino. Lo spero per lui, lo spero per chi gli vuole bene, chi gli sta vicino e chi lo allena e tutti quanti. A proposito di questo devo ringraziare il mio gruppo di allenatori, sia dei giovani di tutte le categorie, sia delle donne e sia dei disabili, perché veramente abbiamo fatto questa attività a 360 gradi, attività formativa a 360 gradi che non è prerogativa di tutte le bocciofile, ahimè, cosa che dovrebbero fare tutti, perché veramente l'attività si completa in questo modo e fa venire fuori tutto quanto di meglio c'è in una società sportiva. Ogni istruttore ha il suo ramo, ovviamente, c'è gli istruttori per i giovani, che è un preparatore atletico e un preparatore tecnico. Poi c'è due istruttrici per i disabili e per le donne pure altri due istruttori che seguono ogni attività per quanto riguarda la formazione delle atlete per le gare, finalizzate alle gare. Naturalmente per organizzare queste manifestazioni ci vuole il supporto finanziario. Sì, fortunatamente siamo assistiti adeguatamente da alcune ditte che ci supportano economicamente, e in particolare sono la Frigo Tecnica Commerciale, la Tecnobar di Tolentino, poi ci abbiamo Pappa e Ciccia di Tolentino, la tappezzeria Febeca di Tolentino e tante altre. E vorrei in questo proposito anche ringraziare tutto il gruppo di lavoro di volontari della Bocciofile di Tolentino che ogni volta che facciamo qualche manifestazione, qualche gara si spende proprio in tutto e per tutto per quanto riguarda il lavoro. Oggi abbiamo fatto un pranzo per i ragazzi, per i loro accompagnatori e erano quasi 150 persone a pranzo,
quindi non è semplice affrontare un impegno del genere. Ok, allora ci vediamo a sabato prossimo per il trofeo Cenerentola. Sì, sicuramente ci diamo appuntamento qua per questo appuntamento, diciamo ormai prestigioso, trofeo Cenerentola, cioè la gara notturna lui e lei, che si svolgerà da mezzanotte in poi. E quindi si sono già iscritte 37 coppie provenienti da tutta Italia, perché è una cosa goliardica che è piaciuta e piace. Programma in collaborazione con Macelleria Pappa e Ciccia, Cooperativa Agricola Val di Chienti, Via Flaminia 72, Tolentino. Tecnobar, concessionario La Cimbali, Contrada Cisterna, Tolentino. Frigotecnica Commerciale, Refrigerazione Industriale, Via Borsellino 40, Tolentino. Febe Cappelletteria, in Viale 30 Giugno, a Tolentino.